Ho iniziato a interessarmi di politica nel periodo degli studi universitari. In quel periodo però mi occupavo soprattutto di cultura e spettacolo, ero infatti presidente di un coro polifonico ed è così che nella ricerca di piccoli finanziamenti bussavo alle porte delle istituzioni e acquisivo pertanto piccole porzioni di conoscenze in più relativamente a questo mondo, che all'epoca mi sembrava così affascinante. Oggi no, non mi interesso più di cultura e spettacolo, ma ho iniziato ad avvicinarmi all'attività politica e iscrivendomi al PDL, attualmente Forza Italia. Nella passata tornata elettorale mi sono candidata per la prima volta e lo sottolineo, ero l'unica candidata donna nel PDL. Ho fra l'altro collaborato con il gruppo che propagandava il candidato a sindaco della coalizione di centrodestra, Francesco Marinaro. È stata un'esperienza decisamente positiva, infatti ho avuto modo di avvicinarmi a quelle che sono le problematiche della città, ma soprattutto ho capito che cosa la gente vuole da un politico? La gente vuole essere ascoltata, la gente vuole condivisione, vuole che le cose non rimangano all'interno del palazzo, ma possano partecipare essi stessi al metodo funzionale per la risoluzione delle problematiche, a prescindere dalle tematiche. Vorrei fare un appello a tutte le donne, invitarle ad afferrare questo importante momento storico in cui è stata introdotta la preferenza di genere, fare in modo che si candidino in molte, perché più siamo e più riusciamo a introdurre nel Consiglio Comunale del valore aggiunto. Poiché noi donne riusciamo, a differenza degli uomini, a cogliere delle sfumature particolari che consentono quindi di raggiungere delle scelte che siano più equilibrate all'interno del Consiglio Comunale. L'Alghero che sogno è una città nuova, è un posto dove le risorse non possono sfuggirci come una giornata d'estate. Ad Alghero deve essere estate tutto l'anno. Certo, la crisi esiste, è evidente, ma se io vi spostassi da qui e vi facessi risvegliare a Monte Carlo, a Ibiza, a Portofino o a Capri, capireste che la Monte Carlo noi ce l'abbiamo in casa, basta volerla vedere e renderla vitale. Io ho una figlia di 16 anni e vorrei che lei potesse vivere qui e quindi lavorare qui e non andare fuori a cercare lavoro. E questo per tutti i giovani algheresi, che sono la più grande risorsa della nostra città. Penso che il nuovo sindaco debba essere una persona anzitutto preparata politicamente, abbastanza giovane da poter rappresentare le varie fasce d'età e debba anche avere alle spalle un'esperienza da amministratore anche in opposizione. L'auspicio è che si possa arrivare a degli equilibri tali da consentire al sindaco di poter portare a termine il proprio mandato alla scadenza naturale. Avrei un desiderio, vorrei che il sindaco, il nuovo sindaco di Alghero, fosse una donna, perché ogni tanto cambiare rigenera.